Ok, prima dei ragazzi, il loro relatore, Domenico Pastore, professore Domenico Pastore, a te tutta la spiegazione del laboratorio di Berzo. Sì, no, faccio solamente una piccola introduzione a questo lavoro di ricerca che ho coordinato insieme al professor Rossi nell'ambito del laboratorio di laurea d'architettura del DICAR. Fondamentalmente diciamo, un progetto di ricerca che nasce dalla mia tesi di dottorato sulla cattedrale di Bitonto, che è stata rilevata mediante una tecnica appunto ormai desueta per la rilevazione digitale tridimensionale, che era quella del celerimetrico con la stazione totale. E è stato introdotto quindi un nuovo sistema di rilevazione di ricerca sul monumento mediante la scansione laser. E il lavoro che vi presenteranno i ragazzi nasce appunto all'interno di questo contesto e ha avuto come esito il rilievo e la ricostruzione grafica del monumento, partendo appunto da due modi diversi di intendere la fotografia come strumento di ricerca, cioè la fotografia digitale e quindi l'acquisizione digitale come strumento di restituzione, quindi grafica, del rilievo della cattedrale mediante la stereofotogrammetria digitale, e la fotografia storica che i ragazzi hanno utilizzato come strumento di ricostruzione tridimensionale delle diverse fasi che hanno trasformato l'oggetto architettonico nel tempo. Ecco, lascio la parola ai ragazzi e vi auguro un buon ascolto.